Benvenuti in un nuovo video. Come detto al titolo, questo sarà un try on haul. Finalmente un po' di shopping. Non facevo shopping e non andavo in un centro commerciale da più di 2 mesi, quindi potete capire una volta che sono andata e che ho fatto un pochino di danni. Da come si può vedere da questo colore molto particolare, ma non mi perdo in chiacchiere. E prima di iniziare volevo dirvi di mettere mi piace a questo video, così che io posso capire se vi piace questa tipologia di video. Mi raccomando, attivate la campanellina altrimenti siete cattivi. E un'altra cosa, mi raccomando di iscrivervi al canale e se volete commentate. Nulla. Ah, mi dimenticavo la cosa più importante, seguitemi su Instagram Stories, soprattutto su Instagram Stories, perché io lì vi chiedo tantissimi consigli, quindi mi raccomando, seguitemi. Qui ho tutte le buste lì, ho tutti i capi appesi, quindi da dove inizio? Io direi di iniziare con un mini ordine che ho fatto da Prozis. Allora, io non faccio un ordine Prozis dall'ultimo video spacchettamento, quindi da un bel po'. Mi servivano alcuni prodottini, infatti è misero l'ordine, però mi servivano dei prodottini e quindi ve li faccio vedere subito. Allora, ho acquistato questo Big Shot. Eccolo qui. Allora, questo qui è un pre-workout. Si assume 30 minuti, 20 minuti prima dell'allenamento per una dose di 6 grammi. Allora, io questo qui ho avuto la possibilità di provarlo per 6 giorni e posso dirvi che il suo lavoro lo fa. Veramente entravo in palestra con una carica assurda, infatti mo che inizierò l'alternanza mi servirà, perché dopo più di 10 orette, 6-7 ore di lavoro ci sta, per dopo affrontare un allenamento ci sta tutto. Questo qui è gusto arancia, allora io vi consiglio di prendere gusto arancia e non lampone, perché sicuramente lampone sarà chimico, arancia invece sa proprio di arancia, quindi non vi farà schifo. Solo se vi fa schifo l'arancia, ok, ma se vi piace l'arancia questo qui è consigliatissimo, quindi ve lo consiglio. Questo qui è il barattolino piccolino, è da 23 a dose, perché c'è pure quello là da 40, non mi ricordo. Comunque sul sito ci sono i prezzi e tutto. Poi insieme ho voluto comprare questo shake, ed è shaker, vabbè. Comunque questo qui, del marchio, non so, costava sui 5 euro. Questo qui ha il beccuccio. È giusto 300 ml, perché questo qui va preso con l'acqua, 250-300 ml, e quindi questo qua top. E poi ho preso anche, avevo finito le Yummy Drops al cioccolato, che poi quelle vi dirò se mi sono trovata bene nei video, nei prodotti finiti, quindi non posso dirvi niente, quindi sarò zitta. E ho voluto prendere questo qui alla vaniglia. Questo qui invece mi sta piacendo, poi vi dirò dove mi piace usarlo e dove non mi piace usarlo, quindi mi dispiace, dovrete seguire poi i prodotti finiti. Però questo qui come gusto mi piace, quindi se volete acquistarlo, acquistatelo. E infine ho preso 2 barrette come omaggio, ho preso questa qui, Cookies and Cream, eccola. E poi questa qui non l'ho mai provata, quindi forse dopo a fine video, se mi verrà un leggero languorino, l'assaggeremo insieme, quindi seguite il video. E poi ho voluto prendere quest'altra qui che pure provai già, della X-Core. Questa qua è la vaniglia, gusto vaniglia, 27% di proteine, 138 calorie. Pure questa qui io la provai a cioccolato e mi è piaciuta tanto, quindi questa non lo so, però dopo assaggeremo questa. E da Prozis abbiamo terminato. Andiamo con un prodottino di make up. Sono stata da Wyvon ed ho acquistato un ombretto. Sì, voi non vedete mai i trucchi nei miei video,
perché di solito acquisto online. Infatti spero che io farò il vlog mentre, sì, perché vi ho chiesto delle cose su Instagram, quindi mi dispiace, non dico niente, quindi seguitemi su Instagram per restare sempre aggiornati, così io quando parlo nei video voi già sapete. Comunque dovrò fare un vlog speciale e quindi spero che capiterà quando mi arriverà un pacco che ho fatto un ordine online di make-up assurdo, veramente assurdo. Ho acquistato tantissimi prodotti ed di qualità ed ho speso pochissimo, quindi top, seguitemi. E quindi di Wygon ho voluto prendere questo ombretto che è il numero 87 ed è questo. Mo cadrà. Ed è questo colore così, oh, bellissimo. Se trovo lo swatch su internet ve lo lascio, come ho fatto anche nello scorso video. Adesso sarà un'impresa rimetterlo dentro. Ok, ce l'ho fatta. Ed eccolo qui. Poi, passando a prodotti di elettronica, su Amazon ho acquistato questo anello luce. Questo qui, vi lascio il prezzo e poi se riesco giù nell'info box. Voi aprite sempre l'info box, vi lascio tutto giù nell'info box. Ho voluto prendere questa luce perché di solito io mi sveglio prestissimo la mattina e faccio le foto alle colazioni, ai pasti, e non c'è mai luce, soprattutto in casa mia c'erano le luci gialle, quindi la foto non rende. Quindi con questa qui, che abbiamo tre intensità, vedete così, che è quella bassa, media e forte, cioè è stupenda. Quindi io questa qui ve la consiglio, è ad anello, top, veramente top. E poi ho preso sempre su Amazon una luce che ho di fronte a me ed è la Softbox. Ci stava, ci voleva e quindi l'ho presa. Poi passiamo al reparto abbigliamento. Sono stata da Zuiki, veramente, cioè la busta è enorme. Ho fatto uno shopping lì, cioè più che shopping tipo di tantissime merci, ho fatto l'affare del secolo. Allora, ho comprato sia questo giubbino, oddio sto diventando chiarissima, ma vabbè non ce ne frega, questo giubbino qui, pelliccioso, cioè stupendo, ed ha anche il cappuccio, però è reversibile perché si può anche girare e diventa trapuntino. Quindi stavo cercando un giubbino per uscire e un giubbino per tutti i giorni e ho trovato un giubbino con tutte le mie due richieste, quindi l'ho preso subito. Vi faccio vedere anche come sta indosso, anzi aspettate, non c'è il cartellino. Eccolo qui, questo qui è una taglia S, c'era davvero in tantissime colorazioni, nero, bianco, rosa, cipria, verde militare, azzurro, veramente in tantissime scelte di colore. Questa qui è una taglia S e l'ho pagato 29,99€, quindi anche per quanto riguarda il prezzo molto ragionevole, perché comunque, cioè, pensate che abbiamo acquistato due giubbini, quindi top. Lo faccio vedere. È stupendo, vedete? Ha anche le tasche, bello, è davvero bellissimo ed è caldo e poi non ingrossa neanche, perché di solito questa pellicetta, questi pellicciotti ingrossano, invece devo dire che approvatissimo. Poi sempre da Zuiki ho acquistato, oddio mio, questa maglietta bianca. Questa qui, con il collo alto, che alla fine è questa qui che ho indosso. Allora, queste qui costano, è taglia SM ed hanno un costo di 9,99€. Allora, su queste magliette ci devo spendere due parole. Uno, sono calde, sono fatte veramente benissimo, sono fatte bene, ci sono veramente tantissimi colori, tipo mia sorella l'ha presa una nera e una rosa cipria, io sono andata di color senape e di bianco ed è veste così, non è neanche tanto lunga,
vanno bene in questi pantaloni a vita alta. Poi è così, io, le maniche così, io, che c'è tutta questa trama un po'. No, è davvero fatta bene, bene, bene. Quindi io ve la consiglio. Anche questa qui è una gonna di pelle stretta, una gonna di jeans con un cardigan lungo. No, davvero si possono usare in tantissimi modi. Non l'ho presa nera perché ultimamente su di me il nero non mi piace, però preferisco questi colori un po' fluo, sparaflesciati, quindi li preferisco così. E questo è stato il mio shopping, quindi 9,99 euro l'una. Con Zuiki abbiamo terminato. Andiamo a Bershka. Da Bershka ho preso questo pantalone che ho indosso, ve lo faccio vedere, sì, non ci fate caso dietro. Comunque è questo pantalone a vita alta, veste così, veramente ha una bellissima vestibilità e sotto, non so se ve lo riesco a far vedere, come vedete è tutto tagliato e finisce bello corto, però è fatto proprio bene bene bene. Questi pantaloni li ho pagati 19,99 euro e sono della linea Bershka Denim. Eccola qui, io li ho pagati 19,99 euro ed ho preso la taglia 40, italiana giustamente. Questo è l'altro cartino di Zuiki, quindi vestono davvero bene. Io vi consiglio sempre di non prenderli una taglia in meno e mai una taglia in più, oppure che vi sta bene bene bene. Io vi consiglio sempre che vi sta un po' più stretto perché tendono ad allargarsi, specialmente quelli elasticizzati, oppure tengo quello là militare e va un pochino larghetto perché si è allargato, però non fa niente, è bello lo stesso. E tipo questa maglietta, tipo questa maglietta qui mi piace anche con quei pantaloni proprio boyfriend, sono davvero belli, ma anche questo veste bene. Infatti ero convinta che questo qui era modello boyfriend perché io il manichino si vedeva che era un po' più largo, ma addosso a me, anche se questa è la taglia mia, mi sta aderente, quindi ok. Passiamo ad H&M. Cioè, aspettate un secondo perché voi non sapete io cosa ho acquistato. Ah, volevo dirvi un'altra cosa, se tutti i capi non ve li faccio vedere indossati, seguitemi su 21 Buttons che lì pubblico davvero tutto, quindi vedrete anche questi capi qui che vi riportano direttamente al link ed anche questo capo che vi sto facendo vedere come lo abbinerò. Ebbene sì, ho preso qualcosa di leopardato. Allora, è uno stile che a me piace davvero tanto, appena è uscito questa moda volevo qualcosa tipo una bella maglia, ma non trovavo mai niente nei negozi, trovavo tutte quelle magliette larghe, niente di aderente. Girando per H&M ho trovato questo body qui, che è fatto così, è in velluto, manica così, è un semplice body. All'inizio io l'ho preso direttamente senza vedere se sotto, le famose ciappette, se sotto era aperto o era chiuso. Sono andata in camerino e ho fatto, oddio, se è chiuso sotto non me lo prendo, vuol dire che è destino che non me lo devo prendere. Sono andata a vedere, c'erano le ciappette e quindi l'ho preso subito. Poi costava pochissimo, 14,99 euro. Per un body così io adoro, ho preso l'XS perché volevo proprio che mi stava aderente. Dietro ha tipo questo choker, però ce l'ha dietro. E poi guardate sulla schiena, cioè, è stupendo. Voglio prendere anche il pantalone, però logicamente non mettendoli insieme perché è troppo. Però spezzando il completo è davvero una cosa eccezionale. Mi piace anche l'altra stampa, quella là pitonata, infatti se troverò qualcosa la prenderò. Comunque mi sta da Dio questo top, cioè mi piace proprio come la fantasia, come mi sta, quindi adoro. Quindi H&M per questa volta sei promosso, perché io di solito da H&M per uscire non trovo mai niente, trovo sempre qualcosa di sportivo, tipo le maglie basic di H&M sono la fine del mondo, però per quanto riguarda più qualcosa di elegantino non è il top dei top.
Di qua quindi passiamo in quest'altro reparto, che sono due negozi che faccio vedere, questi due negozi, che non è un franchising, cioè è un negozio singolo. Vi faccio vedere questi due negozi perché spediscono anche online, quindi voi potete fare gli ordini online. Inizio con un negozio che io mi trovo davvero bene, ci vado spesso perché lì veramente trovo tantissime cose a pochissimo prezzo, però sono comunque, per il prezzo la qualità è buona. Pensate che io comprai l'anno scorso un paio di completi, ce l'ho ancora intatti e li ho messi e rimessi tantissime volte, quindi li ho sfruttati tantissimo. Inizio subito, il negozio in questione si chiama Divina. Giù nell'info box vi lascio la sua pagina Instagram, così se vi piace qualcosa tutti i giorni pubblica una miriade di panni, quindi se voi vi interessa qualcosa da lunedì e venerdì spediscono online, fanno spedizioni online, quindi potete contattarli. In questo negozio ho comprato un completo a soli 10 euro, anche questo completo qui potete vederlo, ma vi lascio anche la foto qui, potete vederlo su 21 Buttons. Allora, si presenta con una gonna grigia aderente lunga, questo colore qui grigio e bianco, davvero bello, con la sua molla in vita e cade così lungo. E poi ha abbinato sopra questa magliettina tipo che è a costine, sempre dello stesso colore della gonna, così o corta, con i polsini, il polsino qui, cioè davvero veste da Dio. Ho preso sia la colorazione grigia e poi l'ho presa anche per mia sorella, perché sono andata sola con una mia amica, lei gli piaceva questo completo, anche a lei però gli piaceva nero. Così sono andata lì, ci stava e l'ho preso anche per lei, così ho fatto una piccola sorpresa e le ho pagati 10 euro l'uno, ma uno sono fatti benissimo, poi sono anche quel tessuto più pesante, quindi per questo periodo va sempre bene, con un paio di stivaletti corti, lunghi, sotto potete metterci sotto la maglia una magliettina a maniche lunghe, davvero la potete sfruttare come volete, perché alla fine è tutto, sembra tipo un vestito indossato, tutto completo, comunque davvero bello. L'ho comprato un po' di tempo fa, quindi non penso che lo trovate, però trovate altre cose. Potete trovare questo capo che adesso vi mostro, che è questo pantalone color cammello, cioè stupendo. Anche questo vedete indossarlo, potete vederlo indossato su 21 Buttons. Questo qui l'ho preso per andare ad un 18 anni con un'altra cosa sopra che vi farò vedere. Ed è a questa cintura in vita, così con il bottone, la cintura, la cerniera, scusatemi. Questo qui l'ho pagato 13 euro e scende, qui si allarga e poi si stringe man mano un pochino. No, comunque è fatto davvero bene, poi questo color cammello da qui non rende, anche le tasche, non rende mai indossato, ragazze, stupendo. Quindi questo qui è un altro capo che ho acquistato in questo negozio davvero fantastico. Un negozio che non posso lasciarvi nulla giù nell'info box, perché ho visto un po', non ha né pagina Facebook né pagina Instagram, non spedisce online, quindi vabbè, sono cose che alla fine potete trovare in qualsiasi parte. Ho preso questo body bianco molto sexy. Allora, si presenta tutto così trasparente. Poi sotto è un semplice body e poi qui, allora di solito questi panni qui che non costano tanto, infatti l'ho pagato 8 euro, di solito le coppette sono fatte proprio male, 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 questo invece è fatto davvero bene ed è così, infatti devo tagliare un po' questo eccesso di pizzo, vedete, lo devo un po' sistemare, ma per 8 euro mi serviva urgente, non riuscivo più ad andare in qualche altro negozio e quindi l'ho preso. In più ho preso anche questa cintura, così, che è fatta con questi dettagli con l'argento, queste cinture che adesso si portano tanto, bella, davvero bella, e l'ho pagata 5 euro, quindi top, cioè ci stava, di solito da Stradivarius stanno pure 12 euro, questi prezzi qui, quindi l'ho trovata lì, mi piaceva e l'ho presa.
Come ultimo capo, questo negozio che vi faccio vedere rivende anche online, quindi potete contattarlo sia su Instagram che su Facebook. Io vi lascio le pagine Instagram, poi vedete voi se vi interessa qualcosa. E un altro negozietto molto low cost si chiama Che Mi Metto. Quindi vi faccio vedere subito il completo, anch'esso vi lascio la foto e lo trovate su 21 Buttons. E anche lui il completo l'ho pagato 10 euro, quel giorno sono andata veramente di completi, quindi top. Questo qui è meno adatto per questo periodo perché la maglietta è a mezze maniche, però il pantalone potete sfruttarlo. È un pantalone culotto a costine di velluto, cioè come vedete è stupendo, è fatto così e finisce largo a zampa di elefante, però è corto, quindi arriva al polpaccio. Poi io sono 1,70, 1,72, quindi mi va abbastanza corto. Questo qui, bellissimo. Anche questo per 10 euro è fatto stra bene. E poi la maglietta è uguale, a collo alto, a costine, corta, a mezze maniche. Quindi è davvero un completo che per 10 euro si può fare. Cioè io specialmente nell'abbigliamento non ci spendo tanto, spendo solo qualcosa in più per le scarpe. Fatemi sapere se acquisterete in questi negozi perché veramente hanno davvero dei panni, veramente. Che fateci un giretto perché ci sono tante cose interessanti e fatemi sapere. Essendo che con l'olio abbiamo terminato, io direi di assaggiare questa barrettina Zero Snack Cookies and Cream di Prozis. Quindi andiamo, conserviamo la confezione. La devo far vedere anche i prodotti finiti per chi si perde questo video. Si presenta così. Andiamo. Questi pezzetti neri sono i pezzetti di cookie. Che buono. È un po' duretta perché l'ho messa in frigo. Buona. Vedete qua tutti i pezzettini, adoro. Però oggi se non si smentisce mai. Quindi questa qui è approvatissima. E nulla, io spero che questo video haul vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!